monte di tutto c'è una scelta politica sbagliata, sia per quanto riguarda il comportamento tenuto sull'oasi di Valle Grande e di Punta Manara e ancora di più per quanto riguarda questa oasi di Genova. Si chiede una risposta possibilmente che abbia anche un contenuto di carattere politico, perché qui soprattutto su Genova di tecnico c'è ben poco, c'è soltanto questa volontà politica di fare un regalo a chi ha chiesto questa oasi. Grazie. Assessore Rossi. Grazie Presidente. Come ben sanno i consiglieri che hanno esposto queste interrogazioni, il piano faunistico venatorio, che poi viene approvato con delibera regionale, poi non è altro che la sommatoria dei piani faunistici fatti a livello provinciale. Sono stati assoggettati dal punto di vista tecnico a VAS, quindi fatti i passaggi tecnici, la Giunta regionale ha proceduto alla deliberazione in tal senso. Io non credo che siano stati fatti dei regali alle associazioni ambientaliste, come non credo che vengano mai fatti regali alle associazioni venatorie. Io credo che un disegno di governo del territorio bisogna tenere conto di tutto, e non mi sembra che questa giunta sia mai stata contraria alle istanze del mondo venatorio. Credo anche che sia il momento, come è stato fatto credo in buona parte con grande senso di responsabilità da questo consiglio regionale, da questa giunta regionale, la distinzione e l'eterno conflitto che tante volte viene usata d'arte da alcune parti politiche di conflittualità tra mondo ambientalista e mondo venatorio, ma che anzi per governarlo, per governare bene il nostro territorio, ci sia bisogno di tutti, e che buona parte proprio dei cacciatori, quindi delle associazioni venatorie, siano degli ottimi ambientalisti, e spero anche che comunque sia buona parte dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste poi si prendano cura, come capita e come è normale che sia, del nostro territorio. Venendo al merito, come ricordava il consigliere, il piano faunistico venatorio della provincia di Genova, comprensivo del rapporto ambientale, è stato adottato dal commissario straordinario della provincia di Genova in data 18 giugno 2013. Quel che chiedeva il consigliere Chiesa è stato poi approvato dalla giunta regionale con delibera numero 634 anno ovviamente 2014. La giunta regionale si è espressa solo in merito alla compatibilità del piano stesso con gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica venatoria. Si ricorda che a seguito dell'analisi delle varie osservazioni pervenute durante la fase pubblica di VAS, la provincia di Genova, nel corso della procedura di VAS, chiedeva alcune modifiche al piano, e tra le istanze non figurava alcuna richiesta relativa all'oasi Punta Manara, indicativo del fatto che tanto l'autorità procedente che l'autorità competente non hanno ritenuto fondate le obiezioni mosse all'istituzione di tale oasi. Nello specifico si precisa che le osservazioni giunte in merito all'oasi spesso erano solo immotivate avverse, in alcuni casi sono rivelate contrarie non tanto all'istituzione dell'istituto previsto dal piano venatorio quanto a tutt'altro principio di gestione e protezione del territorio, vale a dire la riserva marina, che non rientra tra i contenuti né tra le facoltà della specifica pianificazione venatoria. A conforto di quanto detto si rileva che molti giungevano da circoli di attività nautiche, circoli subacquei o di pesca dilettantistica, che si dichiaravano preoccupati dalla possibile futura gestione del territorio in modalità di parco e o riserva marina, che come già detto non è materia di questo piano e neppure competenza degli stessi uffici. In altri casi denunciavano inutilità dell'istituzione data la presenza sul territorio dei siti di importanza comunitaria. Ciò infatti comprova l'ipotesi che sia una zona di grande pregio naturalistico e dunque vocata alla finalità di cui è stata designata. Ad ogni buon conto si ricorda che molto importante sarà la revisione dello stesso
a metà della vigenza, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi che il nuovo piano faunistico venatorio si è posto e per porre in atto eventuali azioni correttive. Poi, come immagino saprà sia il consigliere Chiesa che il consigliere Bruzzone, è stato fatto un ricorso al TAR proprio su Punta Manara, quindi non c'è stata nessun tipo di sospensiva, e credo che quindi questo sia già un segnale sulla valutazione che è stata data da parte del TAR, e che quindi poi si attenderà il merito, che mi sembra sia previsto per il mese di ottobre. Questo, diciamo, è il quadro in cui ci troviamo ad oggi. Come ho detto prima, a metà del piano faunistico venatorio vigente si farà, diciamo, il conto sulla bontà o meno di quel che è stato approvato, quindi lì sarà il momento per confrontarci tutti assieme anche con il territorio, per vedere se le scelte che sono state effettuate, in primis ovviamente dall'amministrazione provinciale, siano state buone o meno buone.